Allora, buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, amici di Rock My Life. Io e Anna oggi siamo qui con Francesco Iovino, detto anche Il Cesco, batteraio. Cesco e il batteraio, anche perché abbiamo sempre sentito parlare di te come Cesco, quindi Sì, è il mio parla bene. name da quando ho cominciato a suonare, quindi. Bene, quindi il motivo di questa intervista è essenzialmente perché tu da un po' sei il nuovo batterista di una band che noi amiamo tanto e che fa parte della nostra famiglia, e che sono gli Ancillotti. Quindi Siamo noi che facciamo parte della loro famiglia. sì, va bene. Quindi ecco, raccontaci come è successa questa cosa, come sei arrivato negli Ancillotti, chi ti ha contattato. Allora, diciamo che l'amicizia con gli Ancillotti risale a un bel po' di anni fa. Ci siamo incrociati in un festival. Io ero il primo tour che facevo con i Primal Fear. Ed eravamo in Olanda, quindi quando ho saputo che c'era una band italiana, io mi sono catapultato da loro e poi conoscevo già Bud perché anni e anni prima gestivo un club di musica dal vivo ed era venuto con la strana, quindi abbiamo avuto modo di poter scambiare qualche chiacchiera insieme. E niente, poi da lì insomma è nata questa amicizia, però a me piacciono tantissimo sia come band che come persone, ci siamo subito trovati ed è nata questa amicizia. Poi ci siamo incrociati altre volte, poi il Lupolo e poi è arrivato il momento che insomma Brian ha deciso di fermarsi, di cambiare insomma un po' la sua vita. E Ciano mi ha contattato e mi ha chiesto se mi avrebbe fatto piacere suonare con loro e cercavo un gruppo così perché il genere è esattamente quello che piace a me suonare e non ho assolutamente nessuna difficoltà, anzi mi trovo a casa, quindi. E poi come persone al di fuori di quello che è la musica, comunque ci divertiamo un sacco, arriviamo tutti da quella scuola, anche se da regioni diverse, però insomma, quello che ci lega è sempre il rock and Bello. Logisticamente te sei abbastanza lontano comunque. Io sì, io sono di Varese, ma vabbè, adesso vivo in Svizzera, vicino a Bellinzona, sì. Però vabbè, insomma, sì, non è proprio vicino, però nella mia carriera, ho sempre avuto band non italiane, quindi la più vicina era Stoccarda, quindi. Sì, Ehi, questo band della Stoccarda. Germania, Svezia, per cui sei sempre stato Sì, ho in sempre fatto parecchio. viaggio. Diciamo che purtroppo il mercato che offre l'Italia è abbastanza sul metal classico, soprattutto è abbastanza ridotto. L'Italia è un po' un paese un po' strano sulla musica metal. Diciamo che noi andiamo dal neomelodico all'estremo death o roba del genere. Tutto quello che c'è è un po' così, un po' di nicchia, diciamola così. Qualcuno che resista e che porti avanti questo genere ci deve essere per forza, quindi. Siamo qua per questo, ecco. Infatti ora stiamo lavorando al nuovo disco, sta sfornando riff come se non ci fosse un domani, e poi li arrangiamo e poi ci troviamo in sala prove, le proviamo, ecco, appunto per una questione di lontananza ci troviamo da Ciano, che è una via di È mezzo. una via di mezzo, Esatto. certo. E facciamo le. Quindi tu prendi proprio parte anche al processo compositivo, cioè ormai è la tua band a tutti gli effetti. Ah, sì, ed è esattamente quello che cercavo. Una band italiana, prima di tutto perché insomma sono italiano e mi dispiace dopo tutti questi anni di carriera nell'ambito metal non aver avuto una band di spessore in Italia e soprattutto anche qua, diciamo, arriviamo tutti dallo stesso paese, no? Parlare la stessa lingua è diverso, anche se per anni ho parlato l'inglese, di problemi non ce ne sono mai stati. Però, sai,
la differenza appunto dei nostri luoghi comuni oppure ah, sai, io guardavo questo tipo di cartone piuttosto che io. Certo. Cioè, sono cose che ci avvicinano molto, ecco, fanno molto più, diciamo, un legame un pochino più profondo, secondo me. Sì, Poi sì. il calore e l'affetto che sanno dimostrare gli ancillotti ormai è proverbiale, quindi penso sia una delle poche band che veramente abbraccia anche in senso fisico tutte le persone che lavorano con loro, ti fanno proprio sentire parte del loro viaggio, no? In Beh, senso lato, direi quindi che non potevo scegliere di meglio. loro In realtà non ho sempre. scelto, sono stato scelto, È però sono felice di essere entrato in una band del genere, perché è esattamente quello che mi sarebbe piaciuto avere, condividere la mia musica con qualcuno della stessa scuola, ecco. Cioè, loro sono una famiglia, si dichiarano essere una famiglia, a parte legami di sangue, quindi anche entrare a far parte di un gruppo così familiare magari non è stato facilissimo, o ti hanno Assolutamente no. agevolato, No, no, immagino. assolutamente no. Noi abbiamo fatto le prime prove, la sera dopo le prove siamo andati a mangiare, ci siamo Da lì è stato l'inizio della fine. Sappiamo bene. Siamo usciti dal ristorante rotolando, quindi poi abbiamo fatto una passeggiata insieme, insomma abbiamo riso, scherzato, ovviamente ci stiamo anche conoscendo perché nonostante ci conosciamo da tanto tempo, però essere così vicini e far parte della stessa band cambiano un po' le cose, diciamo, che scambiare due chiacchiere con un amico in generale. Quindi sì, è molto piacevole, mi sono trovato veramente, veramente bene. Bene, che poi c'è anche tutta la parte poi divertente che va anche oltre la composizione dei brani, che è tutta la parte promozionale, quindi farete lo shooting, farete tutta la roba che deve fare la band e non siete ancora in quella fase lì, o No, no? assolutamente no. Siamo ancora in fase compositiva. Per il momento abbiamo tre pezzi che sono veramente una bomba. Quindi Okay. Siete nella tana ancora. garantisco che il disco, se tutto andrà come ci siamo prefissati, sarà un bel disco. Abbiamo sentito tre note, sei Tre note, insomma, tre secondi. più tre pubblicate l'altro giorno su Mm, Facebook. sì, Sì. quello era il mio computer, quindi. Quello era il tuo computer, Ah, ecco. ecco, Diciamo che ecco. promette bene, però mette soprattutto curiosità, ecco, perché non è che ancora si riesca a capire bene, ma Poi manca la voce perché adesso stiamo componendo le musiche, quindi poi arriverà con i suoi testi, con le sue linee melodiche Sì. e diciamo, chiudiamo la confezione. Certo. Beh, la nuova era degli Ancillotti, noi saremo assolutamente presenti perché ormai noi siamo. Sì, molto Ci bene. hanno adottato, ci siamo trovati lì con loro così, anche noi Certo. siamo Ma parte io della. infatti non vedo l'ora adesso il prima possibile di salire su un palco con loro, che è quella cosa che adesso mi manca, perché registrare, vabbè, quello è più semplice, nel senso che comunque quando vai in studio sei da solo con loro, quindi puoi ripetere, puoi fare, discuti. Quando vai sul palco invece hai proprio tutto te stesso Certo. E vivi la musica in quel momento. Esatto. Ma una domanda un po' no, cattiva no, però una curiosità. Sì. La prossima volta che gli Ancillotti saliranno sul palco sarà già con questa nuova formazione. Sì. Le persone già cioè da anni sono abituati a vedere loro e sempre loro. Non c'è un po' di ansia da prestazione, perché i fan degli Ancillotti sono molto. Molto legati e molto capito, nel senso che effetto farà ai fan degli Ancillotti vedere una cosa completamente diversa? Come la prendono? Ma Non c'è un allora, po'. io partirei dal punto che in tutte le band dove io ho suonato, ho militato, ho sempre rispettato al 100% i batteristi che sono venuti prima di me, se ci sono stati ovviamente. E quindi diciamo che non sono uno che stravolge le cose, anzi. Poi devo dire che Brian, comunque anche lui, nonostante molto Che più giovane. salutiamo. Ciao Brian. Ciao Brian.
comunque arriva dalla stessa scuola, quindi arriviamo tutti da lì e sappiamo esattamente quello che, insomma, dobbiamo fare. La professionalità dopo tanti anni ormai a salire su un palco è diventata una cosa abbastanza, diciamo, tranquilla. A meno che, vabbè, non sono concerti particolari dove suoni al Wacken davanti a 150.000 persone, Beh. insomma, un pochino le chiappe tremano, però. Comprensibile. Esatto. Però spero vivamente che tutti i fan della band mi accoglieranno con, insomma, Ma sì, positivamente. loro, no, ma anche perché gli ancillotti sono molto coinvolgenti anche sui social, loro veramente parlano con tutti, rispondono a tutti uno a uno, sono molto bravi anche nel coinvolgerli nel creare proprio questo clima di affetto anche fuori da, sia online che offline, quindi sono veramente molto bravi. E anche noi non vediamo l'ora di vedere questa band dal vivo, perché io sono la fotografa dei batteristi, cioè, capito? Bene, Verrai tartassato, una sai? cosa complicata perché a dipendenza anche dalla batteria, spesso e volentieri Quindi. non ci si vede o la No, non possibilità. hai capito, io salgo sul palco, cioè a me non mi frega, finché non mi hanno preso in alcuni casi così e buttato giù, però io lo scatto, l'ho portato a casa. Ok, Quindi. preparati perché io ho una batteria abbastanza grande, quindi. A posto, sarà andato da fotografare. Però mi ha Vabbè, spesso, quindi non c'è problema, dai. esatto. Per Ma qualche data in programma state già. Cioè, allora, io so già che pronte. per il momento c'è un concerto il 6 di luglio a aiuto. Nella zona fiorentina, È in a Pisa, casa loro. sì, esatto. Sì. Stiamo, diciamo, contrattando per altre date. L'idea era quella di fare comunque in autunno date mirate con la nuova formazione e possibilmente suonando già un paio di pezzi del disco nuovo. Quindi facciamo una presentazione della nuova band, nuova per modo di dire, però con già, diciamo, un assaggio di quello che potrebbe essere quello che sarà in realtà il disco e il futuro della band, ecco. Quello che vorrei, il periodo in cui vorreste portare in tour questi brani nuovi sarà comunque l'autunno, in ogni caso. Sì, beh, c'è qualche cosa, qualche piccolo festival o qualche data prima, sì, però stiamo vedendo di. Cose più importanti, magari di più Esatto, importanti. anche perché purtroppo il tempo è veramente poco Eh e di sì. conseguenza è anche difficile cercare di stare dietro un po' a tutto, però stiamo cercando di fare del nostro meglio per far quadrare, diciamo, come dire, la situazione. Cioè, beh, assolutamente. E qualcosa di particolare ci vuoi raccontare delle prove con gli ancillotti? Aneddoti, Cioè, la aneddoti, cosa più curiosità. strana. Diciamo che le prime due prove che abbiamo fatto sono state fatte in due sala prove differenti. E la prima prova in assoluto è stata fatta in uno studio, in una sala prove dove purtroppo c'era un'acustica che era un disastro. Però siamo usciti stanchissimi dopo, cosa abbiamo fatto? 6 ore di sala prove. Dove abbiamo provato i pezzi vecchi con me, abbiamo cominciato a provare i pezzi nuovi e siamo usciti tutti molto stanchi, un pochino, non dico delusi, però perché il suono è veramente un disastro. Avevate aspettative diverse, ecco, Ma diciamo. no, allora io me ne sono reso conto subito che era una questione di suono, ce ne siamo resi conto tutti, però eravamo molto stanchi appunto perché cercavamo di trovare questa benedetta sonorità che non saltava fuori perché la stanza era veramente brutta. Poi il giorno dopo siamo andati a Tartini, che è uno studio migliore, anche la sala era migliore, ci siamo registrati, e lì è partita la magia. Lì è proprio partita la magia. Ci Vi siamo. siete innamorati l'uno Dire che è dell'altro. stato come suonare con la mia band di sempre, ecco, perché, ripeto, arriviamo tutti dallo stesso genere e sappiamo esattamente come suonarlo. Quindi tu ti prepari i pezzi a casa tua. Sì, esatto. Ok. Una fantastica applicazione che
muta, separa le tracce e muta la batteria, quindi io posso modo suonare. logic. Eh? Il logic? No, 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 No. quello è un altro, sì, quello è quello Ah. poco, quello un pelino meno difficile Ok. da fare, si chiama Moses, che è un'applicazione molto molto carina che va bene per qualsiasi strumento, dove tu metti il tuo MP3 che ti interessa, lui te lo separa a tracce e ti può togliere la voce piuttosto che la chitarra, piuttosto che la batteria. Ed è fantastico, soprattutto per studiare in questa maniera qua. Io ho sempre fatto così con i miei gruppi all'estero, perché appunto non si aveva la possibilità di provare tantissimo. Quindi Certo. io, per prepararmi, mi facevo mandare le tracce senza batteria o con la batteria, ma la potevo togliere. Di conseguenza poi mi preparavo così, arrivavo alle prove già preparato, e quindi era solo una questione di mettere finali inizi, Sì. e queste cose qua, insomma. Quindi, attualmente tu hai solo gli Ancilotti come band? No, Quindi io stai suonando attualmente. suono con gli Orlande da ormai Ok. parecchi anni. Stiamo con lui, dovrà uscire a breve un disco di cover, perché lui ha due, diciamo, carriere separate, una di dischi originali e uno di dischi con covers. Gli piace tantissimo fare le cover riarrangiate, ovviamente. E abbiamo pochissime date, perché comunque, insomma, lui è anche molto preso con altri lavori. Ma la cosa è buona, perché mi dà più tempo da dedicare appunto a Sì. Ancelotti, che è la cosa che adesso mi interessa di più. Ti suoni da una vita praticamente, cioè un sacco di bene. Qui un giorno così ha deciso, io suono la batteria. Beh, quello è arrivato parecchi anni fa, quando avevo 13 anni, no, prima in realtà, però le possibilità all'epoca non erano, diciamo, non erano facili. La mia famiglia non era una famiglia benestante, di conseguenza la batteria è arrivata molto tardi. Però prima ho cominciato a strimpellarmi la chitarra, però io lo continuavo a, insomma, a picchiare i ferri da maglia di mia madre e di mia nonna, quindi Dai, ha distrutto tutti i mobili sui sì. fustini del detersivo, come si Esatto, faceva. alla nostra età quelli c'erano. E poi, finché sono arrivato alle medie, il professore di musica ha convinto mio padre a prendermi una batteria, e da lì in poi è partito. Non sono diventato musicista subito, sono passati un po' di anni, però insomma la solita gavetta tra cover band. E poi è arrivata la chiamata, sono entrato con Udo, l'ex cantante degli Asset. Ho fatto 10 anni con lui. Nel contempo poi abbiamo fatto un tour con i Primal Fear, e poi i Primal Fear Randy Black ha lasciato la band, quindi noi eravamo molto amici. Io ho lasciato la band di Udo, sono entrato con i Primal Fear, sono un po' tutte così. Gli Arla hanno avuto sì, un pochino di band, cioè, mi Ma sono. iniziare con Udo ti ha fatto iniziare subito alla grande. Beh, sì, beh, insomma, la gavetta ce l'avevo già prima con le cover band, Sì. però Udo è stato, diciamo, sì, la mia prima band a livello mondiale, sì. Vabbè, e che band, Con loro. non è a caso. Ed erano ancora gli anni abbastanza, gli ultimi anni buoni della musica di quel genere lì, perché 2000, io sono entrato nel 2004, e diciamo, 3-4 anni sono stati veramente a livelli altissimi. Poi piano piano le cose sono andate man mano a scemare. Vabbè. Se ci si è un attimino ridimensionati. Però vabbè, sono comunque esperienze sia personali che professionali che Oh, poi uno si porta dietro e magari poi le porta con sé anche nei progetti futuri che uno insomma intraprende, perché quello che uno ha imparato negli anni in qualche modo fanno parte poi di un bagaglio che poi rimette anche assolutamente, negli altri pezzi che assolutamente. compone, nelle altre Ma cose. infatti io nasco come batterista hard rock, in realtà. Io sono mega fan dei Black Sabbath, dei Whitesnake, Rainbow, tutta quella musica '80-80. Il metal è arrivato più per lavoro, perché sono stato appunto contattato per quel motivo lì, e insomma, mi ha dato. Udo, diciamo, che non era proprio estremo come potrebbero essere i Primal Fear, che sono più power. E Primal Fear è stato ogni band dove io sono entrato, ho dovuto imparare delle cose nuove che non avevo mai suonato prima, quindi è stata una scuola, e per me ha arricchito
pesantemente il mio, diciamo, la mia libreria da batterista. Bello, però, bello. Bellissimo. Senti, in conclusione di intervista, non so, dici cosa ti aspetti d'ora in avanti, cosa speri per te, per la band, per quello che farai in futuro, non so, che aspettative hai, cosa desideri? Ma allora l'aspettativa è ovviamente come tutti quanti i musicisti è quella di portare la band a un livello che possa, ci possa far girare tranquillamente, far sentire, far ascoltare la nostra musica e suonare davanti a più gente possibile, chiaramente, che è quello che... Vabbè, cioè, è il sogno di tutti i musicisti Esattamente, all'estero. perché se no cosa fa il musicista? No, infatti, infatti. E sono per la mia esperienza e anche quella insomma di Ciano, di Bide, di Bud, credo che siamo sulla strada buona per fare veramente un bel disco. E la nostra esperienza insieme, anche quando Ciano mi manda i riff, insomma, per me in un attimo dico: ah, qui si può fare questo. E poi andiamo molto d'accordo, discutiamo molto delle parti, quindi diciamo che l'idea arriva da uno, ma poi viene poi sviluppata dagli altri. Sarai per anche una ventata d'aria fresca di qualcosa di nuovo che magari c'è Certo, un assolutamente. Ma arricchimento artistico. la cosa più strana è fare questa musica con un gruppo italiano, perché No, non è da Italia questa cosa, è questa che mi vero. piace, è questa che io adoro, a prescindere da quello che sono loro come persone, chiaramente. Infatti loro sono molto amati all'estero perché è una band che tu ti aspetti di trovare all'estero, insomma, in Italia penso siano pochissimi come loro. Non Certo, voglio dire nessuno, però insomma. quel genere lì ce ne sono pochissimi, pochissimi, veramente pochissimi. Ed è questa, secondo me, potrebbe essere anche una, diciamo, partiamo un po' più favorevoli perché Vantaggio. cerchiamo di fare il nostro fatto bene, fatto col cuore, che è la cosa migliore. Va bene, con questo bellissimo pensiero noi salutiamo te e anche tutta la famiglia degli Ancillotti, che sicuramente questa intervista la riguarderà mille volte. Grazie. E quindi niente, speriamo di rivederci presto, Su un magari su palco. un palco, se Assolutamente. voi chiamate, Ne rock, dove c'è siamo musica, Rock My Life è lì. E ne siamo Allora ci curiosissimi di siamo sentire nuove canzoni. parlati. Grazie mille e a presto anche a tutti gli amici di The Rock My Life. Ciao a tutti. Grazie. Ciao ciao Ciao. ciao ciao. Ciao.